Allora, partendo dal presupposto dell'assenza di gravi effetti collaterali sui pazienti in cura presso gli ospedali civili di Brescia, in base al trattamento a base di cellule staminali messo a punto dalla Stamina Foundation, e al fine di accertare la validità della suddetta metodica, il Parlamento aveva approvato il decreto legge 25 marzo 2013. Benedetta normativa disciplina l'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e l'impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. Il decreto ministeriale in nessun modo aveva attribuito al Comitato Scientifico il potere di operare alcune valutazioni. Infatti, i compiti del Comitato Scientifico erano limitati all'identificazione delle patologie da includere nella sperimentazione, alla definizione dei protocolli clinici per ciascuna delle patologie sottoposte a sperimentazione, all'identificazione delle officine di produzione da coinvolgere nella sperimentazione. E quindi noi chiediamo, e riteniamo che sia indispensabile comunque garantire un'adeguata valutazione del quadro clinico dei pazienti in cura presso l'ospedale di Brescia, specie dopo le affermazioni rilasciate pubblicamente anche dal ministro interrogato, relativa all'assenza di miglioramenti desumibili dalle cartelle cliniche dell'ospedale di Brescia, affermazioni peraltro sconfessate anche da una nota trasmissione televisiva. Ora, noi parlo, noi paese, società, governo, Parlamento, stiamo seguendo ormai da 2 anni, con grandissima emozione e sicuramente con un coinvolgimento personale che ha riguardato tutti i decisori che si sono alternati, questa vicenda drammatica che va sotto il nome di Stamina Foundation, del trattamento con le cellule staminali, così come elaborate dalla Fondazione Stamina. Nel mese di tra maggio e marzo, aprile, nel susseguirsi diciamo, dei mesi, sono state valutate alcune opzioni e si è arrivati alla fine con il decreto Balduzzi, con l'approvazione del decreto Balduzzi, ad una definizione che promuoveva la sperimentazione clinica nel nostro paese del metodo Stamina. Una sperimentazione che avveniva anche in deroga, lo dico, lo ricordo agli interroganti che lo sanno rispetto alle normative, purché si rispettasse un provvedimento, la normativa dal punto di vista non solo italiano ma internazionale, che fa espressamente riferimento alle buone prassi di fabbricazione richieste dal diritto comunitario, inderogabile da parte del diritto internazionale. Per realizzare questa sperimentazione è stato emanato un apposito decreto ministeriale il 18 giugno 2013, in cui si sono indicate la costituzione del comitato scientifico diretto dalle tre, sotto il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità e alla presenza delle tre enti principali, cioè l'Istituto Superiore di Sanità, AIFA, il Centro Nazionale dei Trapianti, che dovevano, questo comitato scientifico doveva di fatto valutare non il funzionamento del trattamento, ma la sua possibile applicazione, cioè che ci fossero i parametri per dare via alla sperimentazione così come previsto dalla normativa non solo italiana e internazionale, anche con alcune deroghe precise. Queste deroghe però non potevano andare oltre due aspetti: un aspetto principale che è la sicurezza dei pazienti che siamo tenuti a garantire e l'altro il fatto che ci fosse la possibilità stessa di rendere praticabile la sperimentazione. Purtroppo, lo dico con grandissimo rammarico, purtroppo il comitato scientifico composto da 10 membri tra i maggiori esperti italiani su queste patologie e dall'Associazione Eurordis, rispondo anche a una parte che è scritta nella sua interrogazione, cioè che ha un'associazione di cura del settore della tutela dei pazienti di carattere europeo, ha dato una valutazione negativa sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista dell'appropriatezza delle funzioni. A quel punto abbiamo richiesto all'Avvocatura dello Stato che cosa dovesse fare
il Ministero e che cosa dovesse fare il Ministro. L'Avvocatura dello Stato ha detto che non c'erano i presupposti per continuare la sperimentazione del metodo Stamina. Lo dico, e mi scusi Presidente se ho debordato nella mia risposta, perché è assolutamente indispensabile far capire a tutti che noi abbiamo seguito le procedure previste dalla legge, scritte da questo Parlamento, e c'è stata una tale buona fede da parte di tutti, anche di voler pensare che avremmo avuto un esito positivo, che non è stata prevista una misura di uscita dalla sperimentazione nella norma, tant'è vero che abbiamo dovuto chiedere un chiarimento al Comitato Scientifico. Per quanto riguarda la questione delle cartelle cliniche, noi, così come previsto dalla normativa, abbiamo acquisito i dati nel corso di questi mesi provenienti da Brescia. I dati provenienti da Brescia non ci hanno dato significativi risultati e la sottoscritta ha chiesto all'indomani della chiusura della sperimentazione che fossero acquisite le cartelle cliniche per fare un'ulteriore valutazione approfondita delle cartelle, valutazione che ovviamente non si fa né la televisione né la politica, ma valutazione che fanno gli organi interessati e che sono tecnicamente validati per poter realizzare questo genere di valutazione. Sì, beh, noi non rimaniamo soddisfatti dalla risposta, anche perché noi crediamo che in violazione di quello che era stato stabilito nel decreto, il Comitato ha operato di fatto il blocco della sperimentazione. Noi, come è presente nell'interrogazione, abbiamo sottolineato che di fatto i compiti del Comitato Scientifico erano ben altri. Di più, i membri del Comitato Scientifico erano persone, e questo basta verificarlo leggendo gli articoli di stampa, erano persone che, senza mettere in dubbio la loro preparazione dal punto di vista scientifico, erano comunque persone che si erano già espresse più e più volte attraverso gli organi di stampa, nella migliore delle ipotesi criticando quello che veniva fatto presso gli ospedali di Brescia, e di più magari liquidando la metodica come una sorta di metodo poco scientifico e che poteva mettere sicuramente a rischio la vita dei pazienti. Di fatto oggi noi non abbiamo riscontro che questa metodica possa creare dei problemi alla salute dei pazienti, e questo è innegabile, questo è assolutamente innegabile. Dopodiché oggi veniamo a sapere che le cartelle cliniche sono state acquisite e ci fa piacere. Probabilmente il Comitato Scientifico, prima di licenziare quel proclama, tra parentesi, che abbiamo acquisito attraverso i mezzi di stampa, avrebbe potuto acquisire le cartelle cliniche, perché questo dimostra la poca serietà di quel comitato scientifico. Grazie.